Trieste esplode la rabbia degli allevatori danneggiati dallo scandalo delle quote latte, fanno irruzione nella sede della Direzione Regionale Agricoltura. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Scorzè, una 41enne ha preso a morsi il marito, poi l'ha accoltellato all'addome, è stata arrestata. Acqua alta, stivali a portata di mano, domani previsti 125 cm, l'apertura del ponte votivo posticipata alle 14. La toponomastica veneziana tiene ancora banco in città, oltre 4.000 i nomi recuperate, quasi conclusi gli interventi a San Polo e San Marco. Una ragazza di 30 anni non ha retto alla vista di scheletri e corpi spellati ed è svenuta, continua la polemica sulla mostra di Jesolo. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Bene, come avete sentito anche dai nostri titoli, esplode a Mestre la rabbia degli allevatori danneggiati dallo scandalo delle quote latte. Sentiamo perché. Prendete in considerazione che noi altri abbiamo quasi perso definitivamente la pazienza e vi verremo a prendere a casa uno per uno. Questa è minaccia. Io mi chiamo Rigodanzo Eugenio. Un gruppo di inferociti allevatori ha fatto irruzione nella sede della Direzione Regionale Agricoltura, sventolando una sentenza del Tribunale di Roma che segna un punto definitivo sull'annosa vicenda delle quote latte. Una verità giudiziaria arrivata troppo tardi, quando decine di aziende agricole sono state costrette a chiudere per le multe sul presunto sforamento delle quote, in realtà mai avvenuto. Per 17 anni i negà denigra tutti quanti passando nel passare per delinquenti, quando che finalmente la dottoressa Giulia Proto del Tribunale Penale di Roma la dichiara che non esistono le vacche per produrre il latte che ha denunciato in Comunità Europea, punto. Secondo il Tribunale di Roma, le quote latte prodotte dagli allevatori italiani sono state volutamente alterate dall'Agenzia Governativa per le Erogazioni in Agricoltura, che avrebbe modificato con uno stratagemma il sistema di calcolo per nascondere un proprio errore iniziale. Un'evidenza risultata dalla lunga e approfondita indagine dei carabinieri. Come può vedere, in Italia ci sono 5.000 stazioni dei carabinieri. Ce n'è una al suo paese, ce n'è una al mio paese, ce n'è una nel paese di tutti. Il comando dei carabinieri in 8 giorni, con la telecamera alla mano come questa, filma tutte le vacche che ci sono, capisce? Pertanto le prove raccolte dai carabinieri sono inequivocabili. Il calcolo errato delle quote ha provocato il fallimento di centinaia di aziende, nonché il pagamento di multe illegittime per svariati miliardi di euro all'Unione Europea. Risultato, la produzione nazionale di latte copre appena il 22% del fabbisogno del paese e tra gli allevatori c'è chi ci ha rimesso ben più che la propria azienda. Abbiamo in capo almeno una sessantina di suicidi per questa questione. Gente che ha perso la speranza. Stamattina il Corriere scrive un manipolo di allevatori. Effettivamente siamo rimasti in 5. A combattere. Ora gli allevatori, guidati dal bellicoso Eugenio Rigodanzo, chiedono di sanare un'ingiustizia durata troppo a lungo. Continuavate a dire che dovevamo avere un documento del Tribunale, stamattina vi consegno il documento del Tribunale. E ho perso la pazienza! E a questo proposito il commento del governatore veneto Luca Zaia. Questa è una vecchia partita, io da ministro ho dato incarico al nucleo dei carabinieri del Ministero delle Politiche Agricole di fare un'indagine e l'indagine è stata fatta in maniera dettagliata, è stata consegnata alle procure e oggi è oggetto di vaglio della magistratura. Mi fermo qui anche nel rispetto del lavoro sacrosanto che dovrà fare e che sta facendo la magistratura anche sul fronte del quote latte. Ed ora andiamo a Venezia, peggiorano infatti le previsioni per quanto riguarda l'acqua alta per domani, previsti 125 cm alle 10.30, sarà dunque codice arancio, è previsto che la marea rimanga sopra i 110 per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30. All'origine della previsione il passaggio di una perturbazione che si sta formando sul Mediterraneo, il cui vortice susciterà maltempo su tutta l'Italia e venti meridionali su tutto l'Adriatico, quindi in virtù dell'acqua alta molto sostenuta è stata anche posticipata l'apertura ufficiale del ponte votivo sul Canal Grande per la Madonna della Salute, invece che alle 10.30 alle 14. In questa circostanza il Patriarca sarà rappresentato dal vicario episcopale Don Dino Pistolato. Ma restiamo a Venezia per parlare dei Nizzioletti, la toponomastica veneziana tiene ancora banco in città.
Pace fatta tra comune e cittadini dopo le polemiche delle scorse settimane sul rifacimento dei Nisioleti, caratteristici toponimi veneziani, oggetto di un approfondito lavoro di ripristino da parte dell'assessore alla toponomastica Tiziana Agostini. Nel crogiuolo dell'indignazione popolare erano cadute alcune modifiche alla grafia effettuate dagli uffici comunali sulla base di documenti storici, ma ormai distanti dal comune sentire dei veneziani. Ci sono singole parole che vengono percepite come inadeguate rispetto a quello che era il catastico del Settecento, il caso di Terrà e il caso di Salizzada, e quindi andremo a usare una grafia differente. Rio Terrà tornerà dunque a essere scritto con una sola R, Salizzada, senza la doppia Z. Sugli altri toponimi, a partire dal censimento svolto dal comune, ci sarà qualche mese di tempo per presentare osservazioni da parte della cittadinanza. Nel frattempo i lavori di ridipintura si fermeranno. Al termine del periodo di confronto sarà predisposto il nuovo e definitivo stradario con tutti i nomi ufficiali. Una soluzione salomonica con la quale l'amministrazione è venuta incontro alle richieste dei veneziani avanzate soprattutto dall'ormai celebre gruppo Facebook Il Passato e il Presente alle Nisioleti. Siamo contenti perché c'è anche una volontà popolare che in questo caso è stata ascoltata proprio nel gruppo Facebook Il Presente, il Passato e il Nisioleti. Ci siamo resi disponibili al colloquio e soprattutto ci siamo fatti sentire, ecco. Ma continuiamo a restare in laguna. La giuria europea ha infatti annunciato la redazione di un testo di preselezione delle città che concorreranno all'ultima fase dell'azione comunitaria Capitale Europea della Cultura. L'Italia aspetta il 2019 e le città in lizza sono Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Assisi, Ravenna e Siena, escluse Trieste e Venezia che si erano candidate nella lista delle 6 città italiane prescelte per questo ambito. E dunque, proprio a questo proposito, sentiamo il commento del direttore Luigi Bacialli. Venezia, capitale della cultura nel 2019, ha perso la gara. Questa era una candidatura che Venezia aveva avanzato. Venezia, cioè una lobby, un'intelligenza che spesso si occupa di grandi manifestazioni, di grandi eventi, voleva portare anche questo a Venezia, come se non bastasse tutto quello che già succede a Venezia, assediata dal turismo, 28 milioni di visitatori l'anno, le navi crociera, il carnevale, la mostra del cinema, la biennale, insomma ce n'è una ogni giorno, no? Lì a torturare questa povera città. Quindi invece di capitale della cultura, diciamo capitale della tortura, e in particolare i torturati sono i veneziani che continuano ad andarsene perché non ce la fanno più a resistere a questa ondata spaventosa di iniziative, di kermesse, di gente che con Venezia spesso non c'entra nulla e che vuole impossessarsene, vuole in qualche modo interferire, vuole in qualche modo fagocitarla. Quindi ha perso, per fortuna, questa corsa alla cultura, alla capitale della cultura del 2019, e giustamente dice Cacciari, ma è un controsenso, lo è già la capitale della cultura, e soprattutto le candidature era previsto che venissero da città che non fossero coinvolte nei grandi circuiti culturali internazionali. Allora perché presentare questa candidatura con tutto quello che ha comportato in termini di spese, di risorse sprecate, di speranze vanificate? Ecco, per fortuna ha vinto il buon senso e ha vinto anche, noi siamo sempre critici con Giorgio Orsoni, spesso critici, più 9 volte su 10, però questa volta ha ragione. Ammesso e non concesso che abbia favorito la bocciatura e la figuraccia di questa candidatura veneziana, perché poi anche lì, sapete, ci sono le guerre per bande, quindi non sono mai scelte ispirate da questioni, da principi e da obiettivi spesso nobilissimi, ma ammesso e non concesso che abbia deciso serenamente, questa volta se ha favorito questa chiusura, ha fatto bene, perché questa candidatura non andava nemmeno presentata.
E tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Scorzè in un'abitazione di Vicolo Monte Paganella. Una 41enne romena è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del marito. Prima infatti ha preso il cassetto di un comodino e gliel'ha tirato contro, poi con un coltello l'ha colpito all'addome. All'arrivo dei carabinieri aveva ancora in mano il coltello. Le condizioni dell'uomo, che è stato trasportato subito all'ospedale all'Angelo, non sarebbero preoccupanti. Sembra che a scatenare questa violenza della donna sia stata la gelosia. Ad un certo punto ha scagliato appunto in testa all'uomo questo cassetto del comodino e, prima di accoltellarlo, l'ha anche aggredito a morsi, una furia che anche con l'arrivo dei carabinieri non accennava a placarsi. Lui, consapevole di essere stato colpito, ancora cosciente e in piedi, e sarebbe stato proprio lui a chiamare i carabinieri una volta liberato. Inevitabili le manette per la donna accompagnata in carcere. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Jesolo. Momenti di terrore domenica pomeriggio nel centro commerciale Laguna Shopping. Un uomo di circa 40 anni è entrato come un normale cliente, poi però ha indossato un cappello con visiera e un paio di occhiali da sole ed è entrato nella gioielleria al piano di sopra, senza però destare allarme. Avrebbe chiesto di visionare alcuni gioielli in esposizione a una commessa. Poi, in poco tempo, avrebbe estratto dalla tasca una pistola a tamburo, intimandole di consegnarglieli. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Il delinquente ha poi arraffato il bottino e se n'è andato. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, ma al momento del loro arrivo del ladro non c'era più traccia. San Donà. Un'irruzione fulminea e pianificata, un colpo da 4.000 euro e poi la fuga a tutta velocità con un'auto rubata poco distante. È caccia ai tre uomini che sabato sera hanno rapinato cassiere e direttore di un supermercato. Sono entrati in orario di chiusura, passamontagna, pistole in pugno, hanno minacciato le due cassiere e il direttore facendosi consegnare l'incasso della giornata. Fuori c'era un complice ad attenderli. Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri, ma ormai era troppo tardi. Venezia. Tutto è partito da Pavia, ma l'iniziativa è arrivata anche in Laguna, in un bar di Canareggio. I locali, no slot. Niente macchinette mangia soldi, dunque, niente clientela attaccata alle monetine e alle combinazioni vincenti. Ora il locale è chiuso per un rinnovo, ma nei giorni scorsi era ben visibile la scelta dei titolari, che hanno voluto evidentemente rendere partecipe la clientela della svolta. Questo locale, si leggeva, ha eliminato le macchinette magnaschei. A proposito degli sgomberi avvenuti negli ultimi giorni, ma anche nei mesi scorsi, a Mestre c'è stata una dichiarazione dell'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin. Gli interventi condotti dalla municipale insieme agli operatori dei servizi ambientali, che hanno consentito di sgomberare, ripulire e mettere in sicurezza molti rifugi di fortuna utilizzati soprattutto dai finti mendicanti, ha detto Bettin, sono costati circa 70.000 euro, oltre che naturalmente il costo del lavoro. Sono diverse centinaia di migliaia di euro in totale quelle spese dall'inizio dell'anno per questo tipo di interventi. Servono dunque interventi più radicali, che non sono tuttavia nei poteri del comune, continua Bettin. Sono certo necessarie nuove leggi, più giuste e più efficaci delle fallimentari Bossi Fini e Fini Giovanardi, ma nel frattempo bisogna applicare ogni strumento utile, come gli allontanamenti, come i fogli di via, per non vanificare il difficile costante lavoro che comunque continueremo a fare insieme alle forze dell'ordine. Ed ora la politica, estremo tentativo del PDL veneziano di spaccarsi in due tronconi, proprio come è avvenuto a livello nazionale. Spero, si augura il coordinatore cittadino, di non trovarmi in questa situazione. Io sono veramente fiducioso che a Venezia, come in tutte le realtà locali, ci possa essere l'intelligenza di capire che questo passaggio va gestito bene. Non è detto che ci si riesca, purtroppo. La parola d'ordine è restare uniti. Il coordinatore o ex coordinatore del PDL veneziano Alessandro Danesin non insiste sulla scelta di campo dei militanti tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra. La priorità, sostiene, è continuare a lavorare insieme per costruire un'alternativa all'attuale governo della città. Io sono dell'auspicio che la cosa possa essere di due partiti molto più che alleati, ma di due partiti divisi temporaneamente e destinati a riunirsi. A Venezia non ci sono falchi e colombe, sostiene Danesin, ma persone intenzionate a lavorare insieme. Speriamo in una ricomposizione di una frattura che appare tutt'altro che insanabile. Chi dice ad Alfano che è un traditore, a mio sommesso modo di vedere, sbaglia, perché è un signore che ha dato molto a Berlusconi, così come Berlusconi ha dato moltissimo a lui, e dire che questi due non possono ricomporsi, sia impossibile una ricomposizione, sarebbe sbagliato. Diversamente, conclude, si rischierebbe di sprecare un'occasione alla quale stiamo già lavorando da tempo, dare ai veneziani la possibilità di cambiare quegli amministratori dei quali molti sono stanchi.
Noi con un anno e mezzo di anticipo abbiamo già incontrato circa 400 simpatizzanti e in modo molto sommesso tutta una serie di realtà cittadine. Mai come questa volta percepiamo la sensazione che se il centrodestra sarà in grado di avere candidati adeguati e programmi veri, la città è sicuramente disposta a provare a cambiare dopo 20 anni. Ed ora andiamo a Jesolo, dove continua la polemica per la mostra con i corpi umani. Ieri una donna si è addirittura sentita male. Ero convinto ci fosse meno di scientifico e più di spettacolare. Invece, francamente, dopo le prime immagini che vedi, dopo i primi corpi, non pensi più quasi che siano delle persone, che una volta erano delle persone, ma pensi solo al lato scientifico. Evidentemente non tutti gli spettatori la pensano così. La mostra Bodies Revealed, allestita in questi giorni a Jesolo, sta suscitando pareri contrastanti. I migliaia si sono messi in coda per entrare a vedere scheletri, corpi sezionati o spellati. C'è chi è arrivato addirittura dall'Austria o dalla Slovenia, oltre che dal Triveneto, ma per qualcuno la reazione è andata decisamente oltre le aspettative. Una trentenne trevigiana, infatti, forse alla vista dell'ennesimo corpo, è svenuta in mezzo alla gente. Prima di piombare sul pavimento, però, i responsabili della sicurezza sono riusciti a intervenire e proprio ieri è stata attrezzata una saletta areata con il lettino e una zona relax controllato con tanto di medico a disposizione per riprendersi dall'eventuale shock. Le zone più impressionanti sono quelle in cui ci sono esposizioni dei feti di gravidanza interrotte oppure organi malati attaccati dai tumori, ad esempio quelli legati al fumo. Immagini forti, forse troppo per chi ha una determinata sensibilità. Una mostra proveniente dagli Stati Uniti che qui in Italia sta suscitando molte polemiche. Alcuni uomini di chiesa hanno anche esortato a non portare i bambini che potrebbero rimanere traumatizzati. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione per martedì 19 novembre alle 4.50, livello minimo di 60 cm, alle 10.35, come dicevamo, massimo di 125, nel pomeriggio alle 17.30, livello minimo di 30 cm. E vi ricordo questa sera su Rete Veneta a partire dalle 21.05 come ogni lunedì l'appuntamento con Iceberg condotto da Marco Oliva. Ospiti della puntata Giuseppe Bortolussi, Vittorio Feltri, Paola Concia, Antonio Intiglietta e Federico Mazzaron. Dunque non perdete l'appuntamento con Iceberg su Rete Veneta alle 21.05. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.